Meno 4 giorni all'ultimatum, meno 4 giorni alla chiusura dei rubinetti per l'agricoltura, secondo la linea dettata da Regione Lombardia per salvare almeno il primo raccolto, ma da parte dei consorzi di bonifica c'è la spinta per arrivare oltre, se possibile, e fare qualcosa anche per il secondo raccolto. A parlare è Guglielmo Belletti, presidente del consorzio di bonifica del Navarolo. La regione ha detto che, cioè, l'ha detto Fontana, che è il presidente, cioè, ha detto che il 25 chiude i rubinetti e aveva garantito l'irrigazione del secondo raccolto, del primo raccolto. Sul secondo raccolto si vedrà, però se non si irriga neanche il secondo, se non si irriga il secondo raccolto sarà una catastrofe totale. In un'annata come questa, come ho già ripetuto in altre volte, in un'annata come questa, dove il costo delle materie prime continua a salire, per gli elementi zootecnici, ma per tutto il comparto agricolo sarà molto duro. La situazione è difficile, potrebbe divenire tragica in autunno, dato che tutto dipenderà poi da agosto, ma fare previsioni per Belletti, che è prima di tutto un imprenditore agricolo in prima persona, è difficile. Vivo sul campo tutti i giorni incrocio le dita per il giorno dopo, sono sincero, la realtà è questa. Le previsioni è difficile farle. Intanto i tre impianti di Casalmaggiore, Calvatone e Isola Pescaroli lavorano a pieno regime e non mancano gli inconvenienti. Noi abbiamo due impianti che piscono nel fiume Olio, uno nel fiume Olio e due nel fiume Po. A Olio attualmente stiamo andando al 50-60% per vari problemi che le pompe faticano molto a pescare acqua, perché quando la prevalenza è molto alta le pompe fanno molta fatica, e purtroppo se ne è rotta uno lavorando sotto sforzo continuamente, tira su acqua. Stiamo andando al 60-70%. A Isola Pescaroli, che è un impianto che abbiamo sul fiume Po, come sapete è stato fatto quel famoso lavoro con lo sbarramento per l'acqua del fiume Po, lì andiamo giorno per giorno, perché non possiamo fare previsioni, perché è un impianto temporaneo, cioè di emergenza. No, quella pompa si è rotta nell'impianto di Calvatone e non era mai successo in 2 anni, ecco.